quasi pronto per salire su questo, risalire anzi, sul palco del Teatro Forma, Mario Venuti. Ciao, ciao a tutti. Un soundcheck durato quanto un Live Aid? Beh, perché questa è realmente la prima data del, della parte acustica del tour, perché il tour è in doppia versione, elettrica e acustica, quindi abbiamo ancora delle cose da assestare, però insomma siamo pronti. Qual è il tuo tipo di intervista ideale? Il silenzio. No, sto scherzando. Potremmo anche starci così. Mi sono segnato tutte le domande che c'è, non sono tante, non ti preoccupare. Però sul foglio del torneo di Burraco, non spero non ti dia fastidio, anzi se vuoi poi dopo il concerto possiamo anche giocare a Burraco. Le mie amiche soprattutto sono molto appassionate di Burraco, no? Io non mi sono fatto prendere dalla febbre del Burraco. Io che ti volevo smollare mia nonna, che è una super super fan del Burraco, invece no. Parliamo di questo album che è ricchissimo di collaborazione e anche di opera di Mario Venuti. Beh, che dire, nasce, è un disco che nasce con due anime, perché c'è una parte abbastanza rock o pop rock, come in fondo è parte del mio bagaglio musicale dai tempi del De Novo, e invece poi ci sono alcuni episodi che flirtano un po' col se vogliamo dire col classico, sono dei tentativi così di fare del pop con delle influenze classicheggianti, come Galatea, Il Milione, Esplin numero 132, che la Flair con Battiato. Di Battiato, sì, con Battiato. Mi spieghi, io non sono tanto intelligente, voglio che tu mi spieghi il titolo. Splin, lo Splin è, dunque deriva dal, in inglese Splin significa milza per esattezza, però è anche un vento autunnale, uggioso, quindi insomma è una cosa che significa poi in soldoni in malinconia e poi Baudelaire scrisse degli Splin, e anche il nostro Montale Eugenio, salutiamo il nostro amico Eugenio Montale, quindi non viene ad assisterti al concerto al Teatro Forma. Ma forse era un Garetti, non sono sicuro. Comunque insomma gli Splin con me, se sbagli non, cioè, io non me ne accorgo, nessuno mi mette un voto cattivo. Comunque gli Splin sono poi diventati una forma poetica del decadentismo, del romanticismo, per cui sono dei componimenti poetici che diciamo hanno un po' questa vena malinconica, e quello che ho scritto io è il numero 132. A me è piaciuta molto invece del ritorno di Carmen Consoli, torno a lavorare con lei. Avevo una canzone in cui raccontavo un po' le vicissitudini di una prostituta che, vessata dal suo protettore, a un certo punto decide il giorno di Natale, prende il fucile e lo fa fuori. E avevo bisogno, in una parte centrale in cui do proprio voce a questo personaggio, di una interprete femminile che rendesse più credibile la storia, e Carmen mi è sembrata la persona più adatta, perché è quella che poteva sostenere un ruolo così scomodo, visto che lei ha sempre dato voce a dei personaggi femminili anche un po' estremi, un po'. E quindi insomma è stata proprio la canzone che mi ha chiamato la sua presenza. Alcune delle tue canzoni sono molto intime e tu le hai, cioè, sei coautore. Che rapporto c'è con la persona con cui vai a scrivere la canzone? Ci deve essere molta intimità per poi scrivere una canzone intima, oppure come funziona? Dici? Beh, diciamo, il Caballà, che scrive con me i testi, mi conosce abbastanza bene da tanto tempo, siamo molto amici e mi fa un po' da psicanalista, ed è comunque molto bravo lui, perché è uno comunque molto, molto bravo a fare il suo mestiere, sa interpretare gli umori, le esigenze, i desideri dell'artista con cui collabora, e quindi diciamo che sono io il motore comunque emozionale delle cose. Lui è bravo a interpretarli, a dargli, magari aiutarmi a dargli una forma completa. Sul palco del Teatro Forma chi ti accompagna questa sera? Allora, ho con me Vincenzo Virgillito, che suona il contrabbasso,
e Giada Estergallo al violoncello. E che è al trucco in questo momento? Sì, in questo momento si sta truccando. Mario, una rivincita personale, il tuo pollice verde come sta? Il mio pollice verde, devo dire, non sta tanto bene. Ho fatto morire delle piante alla mia casa di Milano perché non le ho lasciate, le ho abbandonate lì. A Catania resistono perché c'è una signora che viene a innaffiarle, perché sennò se fosse per me sarebbero già tutte belle morte. Ho fatto questa domanda perché il mio primo incontro con Mario Venuti avviene nel 2008 a Sanremo e lo becco mentre sta rubando da un ortice, da un giardino di un noto albergo sanremese, del rosmarino, che però lui crede lavanda. In un'intervista gli dico: Mario, ti lascio al tuo rosmarino. Lui mi fa: no, 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 è lavanda, è lavanda. Io, guai contraddire Mario Venuti. Ho detto: ok, ok, ok. Si spengono le telecamere, lui va a chiedere conferma ed è lavanda. Adesso su Facebook, no, su YouTube, dove c'è questa intervista, c'è scritto: avete visto che figura di merda che ha fatto l'intervistatore, cioè io? Smettiamo che non hai un buon pollice verde. Ma quindi era lavanda o rosmarino? Era rosmarino. La telecamera è spenta, sei venuto a dirmi: ah, avevi ragione tu. Però. No, dai, no, non mi faccio questione di... No, né di ba... Io sono stato malissimo. Se metti la lavanda nel pollo e con le patate come viene? Un disastro? No, la lavanda si mette... Provata. La lavanda si mette a profumare la biancheria, si mette nei sacchetti, in mezzo alla biancheria, come insegnano le nonne. Assolutamente, mia nonna, oltre a insegnarmi il burraco, mi insegna anche della lavanda nella biancheria. Mario, grazie mille, Teatro Forma ti aspetta. Grazie, ciao, alla prossima.